altre attrezzature per rifinire, vabbè, questo è il pirografo Ah, questo è quello che avete per incidere a detto fuoco, per fare vabbè, questo tipo di per fare per esempio questa maschera qui, vabbè. Questo qui è tutto quanto fatto, questo è un tatuaggio Maori delle civiltà australiane e questo qui è fatto tutto quanto con il pirografo, tutto puntinato, quindi non è colorato questo qui. Quindi questo qui è proprio inciso a inciso fuoco. a fuoco. Una volta fatto questo, si passa la gomma lacca. Vabbè, la gomma lacca sono delle scaglie resinose che si diluiscono nell'alcol, va bene? Si danno prima passata col pennello. Una volta che si è asciugata la gomma lacca, la va scartavetrata con la carta vetro sottilissima e poi va riapplicata la gomma lacca a tampone, Cioè così. praticamente è come se diamo un fondo e poi andiamo a dare Diamo la un fondo pittura sopra. perché quello si deve impregnare di legno di gomma lacca. Vabbè, una volta va così, dai una scarta vetrata per allisciare, poi fai dei tamponi con un batuffolo di lana che va a impregnare con malacca, fai il tampone e cominci a strofinare attorno e fino a quando diventa lucida la scultura. Poi l'alcol, come avete detto prima, evapora. L'alcol evapora e rimane così, quindi tutti i prodotti naturali senza nessun tipo di additivo chimico. Quindi questo, cioè, i vostri prodotti col tempo non variano di colore, diciamo. No, 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 no. Una volta applicata la gomma lacca, poi la gomma lacca c'è una cosa buona che può anche essere ripresa, vabbè. Quindi se si opacizza Si può dare si ravvivare. può ripassare sopra la gomma lacca. Allora, per dire, io non è che ci sono tanti strati, cioè io a tampone vado avanti fin quando che vedo che è diventata lucida la scultura, vabbè. Se voglio continuare, diventa forse un pochino più lucida, così, però mi fermo quando, cioè non è che mi vado, perché molti mi chiedono ma quanti strati di gomma lacca dai? Io vado avanti fin quando vedo che si lucida. Se poi si opacizza che col tempo non ci vuole niente, basta anche, anzi addirittura si può riscartavetrare e darci di nuovo E la gomma lacca. E quindi rimangono inalterate, non è come un trasparente chimico che col passare del col tempo tempo si squama, si sbuccia. si sbuccia, e poi essendo quei chimici, non una cosa che non ho mai. E i tuoi figli, cosa ne pensano Ah? del Vabbè, papà? loro vanno sempre stimolato, perché sono sempre state piaciute le C'è cose. qualche Ma erede di questo poi. lavoro? Ah? C'è qualche erede di questo lavoro? Ma stranamente, i miei figli hanno fatto tutti e due liceo artistico e loro sono molto bravi a modellare, cosa che io Argilla. argilla, non ci penso per niente. È Cioè, ognuno il suo alla no, no, fine, ognuno il suo. probabilmente sarei anche capace a modellare, perché a livello artistico, dove mi ci metto, riesco a fare, Da cioè, come quanto? nel disegno così. Però non sono per niente portato, cioè, o ho bisogno di qualcosa di difficile, Di rompere o praticamente. qualcosa di rischioso, il legno è rischioso. Cioè modellare l'argilla, vai così poi vedi una cosa che non ti piace, stacchi un pezzo, poi ne metti un altro, prendi un po' d'argilla, questo è. Quando qui togli una parte che così non lo puoi andare a riempire. Arriva. Allora Qua se se sbagli. scavi di più, se scavi di più in un punto. Allora, o cambi tutto Oppure devi trovare la maniera e per non far puoi, trovare il buco. non puoi applicarci del materiale sopra, hai In capito? effetti Quindi è sì. un materiale rischioso, però mi piace così. No, ma i miei figli hanno sempre apprezzato questa cosa Apprezziamo anche noi perché abbiamo scoperto uno degli artisti materiali. grazie. Scultore dal legno. Scultore del legno, Senti, che cosa ai ragazzi, che vogliono intraprendere questa strada, che cosa come li potresti invogliare, diciamo? potresti invogliare? No, sai, il discorso non è tanto. Sì, invogliare ce ne sono tanti di ragazzi. Io sono passato di qua, amici del liceo artistico, ragazzi, amici di amici, e quindi ho cercato di dare dei consigli. Sì, invogliarli, cioè fin quando c'è dell'entusiasmo. Va bene. E
non li puoi dire più di tanto, cioè nel senso, se ci fosse una scuola, qualche cosa che ti desse uno sbocco lavorativo, una base, capito? Allora sì. Sì, allora per dire, cioè io sono pochi anni che questo lo sto cominciando a considerare più che un hobby, un lavoro, no. Però meno male, io ho lavorato per tanti anni come architetto e quindi il mio lavoro era fare l'architetto. Anche ora se mi capita qualche lavoro lo faccio lo stesso, non è quella la questione. Però se penso agli anni passati, cioè, non era inimmaginabile che io mi mettessi a fare lo scultore. Cioè era inimmaginabile, cioè, capito? Cioè ti sposi, c'hai un figlio, due figli, tra una serie di cose. Quindi è la vita, diciamo, che plasma un, sì, uno scultore. Allora, è stata come una vocazione, praticamente. Sì, è arrivata da solo. Piano piano, è un hobby che ho allentato il lavoro come architetto per vari motivi. E allora sì, ora mi ci posso dedicare, perché non, i miei figli sono fatti grandi, lavorano, cioè, quindi non è che devo, c'ho grandi pretese. Però ecco, i ragazzi, sì, invogliarli, però se non hanno una base lavorativa, chi gli va a dire? Mettiti a scolpire. Sì. Cioè, non per buttarli giù, cioè io li posso, quando vengono qui nel mio studio, che vogliono imbratichirsi, qualche consiglio. Sì, do qualche consiglio, così quindi far mantenere vivo lo spirito, l'entusiasmo. Per il resto, cioè, è complicato, non gli puoi dire, cioè questo è, puoi metterti a lavorare. Questo è il problema di tanti artisti, che giovani parlo, che hanno veramente, chissà perché, e quale arte tra le mani, però ecco. Alla fine, no, voi state facendo questo bel lavoro, cioè di scoprire tutti quanti gli artisti così, perché tanto non si sa perché rimangono nel piccolo. Perché probabilmente hanno il loro lavoro perché devono cantare e poi a tempo perso fanno tutta una serie di cose perché lo puoi fare solo a tempo perso. Vabbè, fin quando cioè, non ci si organizza veramente, cioè, non si trova la maniera di portare avanti delle scuole. Ma non, secondo me, non finalizzato, questa è una scuola di sculture del legno, no, un grande laboratorio, va bene, dove si possono fare tante attività, che però questo laboratorio deve servire, dare una mano a tutti quanti, quindi non, so, scuola di scultura, scuola di restauro, solo di acquavesche, solo di carta, no, un grande laboratorio. Vabbè, una grande fondazione che deve riunire, che però ti deve dare un minimo di garanzie, vabbè, che tu fai una serie di cose, vabbè, però devi essere aiutato, deve essere, capito? Che non ci vuole un'orchestra, un buon maestro, non è che ci puoi vivere, capito? Se ti metti a fare le cose da solo. Ma questo qui sarebbe veramente un grosso obiettivo. Quindi già questo fatto, ecco, chiamiamolo così, il censimento degli artisti, dei giovani artisti, io non sono un giovane artista, quindi io sono un vecchio scultore del legno. Potremmo chiamare questo nostro lavoro alla riscoperta di tutti gli artisti laterali. Il censimento dei giovani, questa è una cosa importantissima, che poi tra questi giovani c'è pure qualche vecchietto. Va benissimo. Che forse è meglio. Ci può sempre insegnare. L'esperienza. Sì, sì, no, in effetti, cioè, ripeto, io nella mia vita ho fatto, cioè, proprio esperienze artistiche, ne ho fatte tantissime, ripeto, dalla fotografia, al disegno, l'acquerello, la serigrafia, ne ho fatte tantissime di esperienze. È quello che mi... che alla fine che sto cercando di affinare un po' di più la scultura del legno. Altri tipi di scultura per ora non mi sono ancora cimentato. Quanto può essere, diciamo, il tempo di una lavorazione in media? In media non... dipende da quello che fai intanto. Allora, a me piace molto fare i bastoni, fare... Allora, se ti dedichi solamente a fare i bastoni, diciamo che nell'arco di qualche giorno riesci a fare, se fai il bastone snodabile, cioè che lavori solamente la testa e quindi il bastone vero e proprio, cioè non è lato lavorato,
ci metti relativamente poco, 2 o 3 giorni. 2 o 3 giorni, ma di lavoro continuo. Dipende dal grado di rifinitura. Di rifinitura. Sembra una fesseria, però qui ci sono 2 o 3 legni incollati uno sopra l'altro. C'è l'impanatura all'interno. Che fai sempre con l'impanatura, sì, tutto tu. Va ancora rifinito. Può essere 2 o 3 giorni, ma può essere anche una settimana, il grado di... Questi qui per i lavoretti, quelli più semplici e più minuti. Di e chiaramente questi qui, per esempio, già sono un tipo di legno che si lavora facilmente. Mentre tipo un volto di questo, per esempio. Con queste qui... Se non ci sono complicazioni, ci vuole il suo tempo. Però rimane il fatto... Comunque sei in lavorazione. Sì. Per come lavoro io, non è che tu parti una scultura, la incominci e la finisci. Non è una scadenza, diciamo. Dipende dallo stimolo che c'hai. Allora, questo qui ha appena avuto il tronco, l'ho ripulito e c'è uscita fuori subito questa faccia. Subito. Ora sta lì ad aspettare. L'ispirazione. Perché ora devo vedere un pochettino com'è. Però nel frattempo chiaramente fai altre cose, certo. Allora, ecco perché è complicato dire quando ci hai messo questo pezzo. Non lo so, perché contemporaneamente ho fatto altre cose. Allora ti posso dire, qui ci ho messo un anno, però. Non a lavorare solo su quello. Cioè può capitare che oggi sta per mezz'ora, domani quella, sta per ora. Quella scultura lì del Nespolo, è quello ci ho messo un anno. Però non è che ci ho messo un anno 8 ore al giorno, 8 ore non puoi stare a lavorare a scolpire il legno per 8 ore al giorno, cioè lavori 2 o 3 ore, se sei motivato anche 4 ore, però. Quindi non. Un anno diciamo nel complesso. È complicato. Cioè si sa quando si inizia, ma questo anche i fini, se vogliamo proprio essere materiali, anche i fini, cioè di dare un valore economico a quello che fai. Allora il valore economico lo dai a prodotto finito e allora tu ti fai un'idea di quanto può valere, a prescindere se vuoi dire per fare una cosa ci hai messo un anno. Ma un anno perché non avevi tanta, cioè l'hai incominciato così, però tu non puoi vendere, dare un valore economico a quel pezzo per un anno di lavoro, perché sarebbe una fesseria. È normale. Allora se io, c'è un bastone, secondo me vale 100 lire, mettiamo le lire così, non mettiamo nessuna. Se un bastone vale 100 lire, quel tipo di bastone, o ci metto una settimana, o ci metto un mese, sempre tanto vale. Va bene, perché quella tipologia che vale quello, capito? Perché uno deve decidere questo genere di cose, c'ha questo valore. Poi a prescindere da come lo voglio lavorare io, se me lo voglio finire il mese prossimo, cioè a meno che uno non viene, mi svolge un bastone così. Mi devi fare questa cosa così, se mi sta bene, allora io te la faccio e mi dedico solo a quello. Però se io produco tutta una serie di oggetti, va bene, date vero per mettere in mostra o che me la gestisco io, capito? Certo. Quindi come tutte le opere artistiche, cioè non puoi dare un tempo, non esiste proprio. Assolutamente, si faceva nel Rinascimento, capito? Ma anche Michelangelo rispettava i suoi tempi con il Papa e perciò si è litigato. Mi fa l'artista così, capito? Non ha tempo l'artista. Però quelli ti davano pure dei tempi. Quindi, per come ho capito, tu hai imparato da autodidatta, non ti hai insegnato nessuno, diciamo. Sì, se no ho ricominciato da solo. Proprio autodidatta. Qualche consiglio, detto, quando facendo l'architetto, lavorando a contatto con i falegnami, i banisti del posto. Penso che i falegnami non è che c'entrano molto con la scultura del legno. No, però quelli fanno i mobili, le sedie. Però intanto... una dritta solo quella nel mondo del mobile ci sono. Per come utilizzare certi strumenti ti possono spiegare. Utile. Specialmente io parlo, aspetta, degli ebanisti, dei falegnami, quelli un po' anzianotti, che fino a 30, 40, 50 anni fa tutta una serie di parti dei mobili si facevano a mano, capito? Allora, dei mobili un pochettino elaborati, i piedi, gli ebanisti di una volta erano anche intagliatori, scultori, eccetera, che alcune parti venivano.